resta al palo nel vero senso del termine il barletta. Il primo tentativo degno di nota è di inguscio, ma il suo bel inserimento non trova la porta. Break di Cafani al 32esimo. Il centrocampista scappa per vie centrali, ma la conclusione si spegne sul fondo. Certificato anche in avvio di ripresa. Silvestri svetta più in alto di tutti da corner, ma colpo di testa sputato fuori dalla traversa. Un minuto dopo, ecco Schelotto puntuale sul primo palo, ma girata in precario equilibrio out di poco. Da tutto il barletta, ma deve fare ancora i conti con la sfortuna. Marconato, delizioso col mancino a giro, ma è ancora traversa. Vantaggio che arriva al 19esimo grazie ad un'azione caparbia di Scaringelli e la palla precisa per Martinez, che sul centro destra batte Pucci in uscita. Secondo gol in altrettante gare per l'esterno andriese, gli ultimi istanti del match, ma è un lancio dalle retrovie a pescare in aria Perez, bravo a tenere lì il pallone su telere, a girarsi e a calciare senza lasciare scampo da pochi passi a Baglietti. I padroni di casa hanno avuto la ghiotta occasione di poter passare in vantaggio nel primo tempo sul calcio di rigore, ma Battista ha fallito la conclusione dagli 11 metri. Primo punto in classifica per i sipontini. La profonda a cercare Ferreira, esce Vlascheanu, non benissimo, poi Ferreira! Che colpo da viola! Buona l'idea a cercare Ramos, che entra dentro l'area. Ramos va giù! Calcio di rigore! Santoro contro Viola. Parte Domenico. Santoro Domenico! Bentornato al gol bomber! Tiro di Dammacco! Alto! Va con il destro Maffei! La respinta con i pugni da parte di Caruso. Elementi pericolosi all'interno dell'area. Parte il cross, il colpo di destra da parte di Timoneri. Esce il gol. Parte il tiro. Ancora Cozza e poi la parata da parte di Figliola. Palermo, copertura efficace, allora Timoneri avanza, occhio qui verso Cagliazzo in area, Cagliazzo rete. Cagliazzo si è spostato sulla corsia di sinistra, poi Canfornina, nuova possibilità ma in rotonda è tutto schiacciato adesso, Canfornina deve cercare un'idea, poi a terra calcio di rigore. Fischia l'arbitro, il tiro rete! A Mancini che vuole andare lungo. È così, arriva Silletti, il pareggio del Martina! Ha vinto a cercare ancora, buona l'idea, ancora palo, non è finita, Palermo rete, è regolare la posizione di Palermo, 3-2 Martina! Il passaggio in verticale per Mancino, poi attenzione a Agnello, palla dentro a Cocchen, il vantaggio della Paganese. A venire fuori l'Angella, a buon gioco, cerca il filtrante per Orefice, ha saltato della pira, Orefice, il raddoppio della Paganese. Ad approfittarne Mancino, gli dà una mano anche De Feo, ancora Mancino che entra in aria, calcio di rigore. La rincorsa di Orefice, 3-0 Paganese, controllato a vista da Cipolletta che ci mette il piede, ancora Paganese, Porzio chiama palla del gesso a tu per tu con Della Pina, e c'è il quarto gol della Paganese, riesce a servire in qualche modo Ningue, attenzione a Ningue, messo giù, calcio di rigore per il Matera, però 7 del Matera contro Pinestro. Parte Ferrara che spiazza Pinestro. E ancora Catalano pronto alla risposta Taraolli. Il secondo tempo parte subito con i giallorossi in avanti, punizione di Catalano, guizzo di Anzillotta che non trova la porta. Insistono i giallorossi, il nuovo entrato d'Auria serve Maio che lascia partire una staffilata dalla distanza. Taraolli si salva con la complicità dell'incrocio dei pali in calcio d'angolo. Su corner Bertolo stacca in aria, il pallone non trova impatti, amici o avversari, e supera Moccia 1-0 al D'Angelo. 3 minuti e arriva il bis, grande discesa di Carmud a sinistra, appoggio per lo Iodice che con il piattone dai 7 metri brucia il portiere. 2-0 e terza rete in campionato per il numero 10. Iodice invita Cascella allo scatto a destra, cross per Petta e Schiavino confeziona l'autogol dell'ex battendo Moccia nella sua porta.